Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato tramonto ed è perfetto per essere indossato, come lo vedete in questo momento, sopra un vestitino o sopra delle camicie. Infatti non l'ho fatto troppo lungo proprio per questo. Per quanto riguarda il filato ho utilizzato uno che già conoscete, che è quello della Mistrico Filati Linea Concerto Color, con cui ho già realizzato due poncio. Questa volta invece ho optato per uno smanicato. Il colore che ho scelto è lo 05 e vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 120 metri. Per poter realizzare questo smanicato, che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli, di cui l'ultimo, ve lo faccio vedere, mi è avanzato un pochetto, quindi se siete taglia S e volete fare lo smanicato un po' più lungo, non dovete andare per forza ad acquistare un quarto gomitolo, potete usare questo e potete aumentare di circa 2-3 cm sia avanti che dietro. Per una taglia M invece vi consiglio 4 gomitoli, per una taglia L 5 gomitoli. Naturalmente dovete comprare un gomitolo, se non anche due gomitoli in più, se volete fare anche le maniche allo smanicato. Per me è uno smanicato quindi senza maniche. La particolarità di questo smanicato, a parte le strisce che sono venute orizzontali, che trovo orizzontali che trovo molto carine, è il fatto che ho fatto anche uno scollo a V qui sul davanti, in modo tale da che non mi stringa quando indosso anche delle camicie. Per quanto riguarda la lavorazione, si vanno a fare due pannelli, uno dietro e uno avanti, stessa misura, stesso numero di ferri, e l'unica cosa, io sul davanti, come vi ho detto, a un certo punto ho fatto lo scollo a V. Io l'ho fatto poco pronunciato, però voi potete farlo anche molto più pronunciato rispetto al mio, quindi potete partire da prima, farlo ancora più pronunciato, quindi che si apre ulteriormente, o farlo comunque con le poche diminuzioni che ho fatto io e poi procedere a lavorare dritto. Diciamo che questo varia un po' a come lo volete fare voi. Siccome io lo voglio indossare soprattutto sopra una camicia nera che è lunga, quindi non avevo necessità di farlo smanicato troppo lungo, e ha un collo poco pronunciato, mi va benissimo questo collo che ho fatto qui. Una volta fatti questi due rettangoli, si vanno a cucire qui di lato e sulle spalle, ed è veramente molto semplice, un progetto veramente velocissimo da fare. Io mi sto impegnando su altri progetti, sapete che sto lavorando al cappottino sfiancato, sto lavorando anche un altro cardigan, sto lavorando delle maglie, quindi ogni tanto, per non lasciare il canale veramente troppo vuoto, ho deciso comunque di fare qualcosa di veloce e sempre utile, e per me lo smanicato, come lo vedete, come lo sto indossando in questo momento, è sempre qualcosa di utilissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, e se avete acquistato il mio stesso filato presso la merceria Coletti o presso il sito Uncinettando con Filati, di cui vi lascio un link in descrizione dove troverete sia questo colore che gli altri disponibili, potete taggarmi anche su Instagram dove mi troverete sia come Uncinettando con i Filati che come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Concerto Color, il colore che ho scelto io è lo 05, quello che ha il color amaranto, color mattone, come più preferite. Se ricorderete, io ho già utilizzato questo filato però per realizzare due ponci, questa volta ho deciso di fare uno smanicato. Allora, come sempre, lavorerò con i ferri del numero 7 e io andrò a fare due pannelli, uno avanti e uno indietro, che mi serviranno appunto a creare lo smanicato. Per quanto riguarda le maglie da montare, allora in questo caso potete fare due modi: o vi misurate comunque la circonferenza dei fianchi e dei seni e in base a quello andate a capire quante maglie mettere, facendovi un piccolo campione di 10 maglie per 10 giri, in modo da avere una misura e capire quante maglie andare a mettere, e fate due pannelli avanti e indietro. Io, per chi ha molto seno, consiglio il pannello avanti di andare a montare delle maglie in più rispetto alla parte dietro. Se tipo dovete montare 50 maglie dietro, fate 55 maglie avanti, in modo tale da avere la parte avanti ancora più larga rispetto alla parte dietro. Questo per chi ha un seno molto grande. Chi invece ha i fianchi larghi, a quel punto vi direi di mettere lo stesso numero avanti e dietro, quindi se dovete arrivare a una circonferenza di 90 centimetri, e per fare 90 centimetri dovreste arrivare a mettere un totale di dovete arrivare a fare quindi 45 centimetri avanti e 45 centimetri indietro, andate a montare lo stesso numero di catenelle sia avanti che dietro. Io, non avendo
diciamo né problemi di seno né problemi di fianchi, metterò lo stesso numero avanti e indietro, perché questa volta lo farò largo, quindi non aderente, e andrò a montare 50 maglie sia avanti che dietro. Naturalmente, forse inizio giro, inizio video, già vi avrò detto quanto mi misura il mio di larghezza il mio pannello sia avanti che dietro, quindi in base ai 50 maglie che ho messo io voi dovreste già capire quanto vi serve maglie andare a mettere in più o in meno a seconda della taglia che dovete fare. Comunque la lavorazione è semplicissima, perché andremo a lavorare sempre giri di maglie a diritto. Per sapete che io quando lavoro questo tipo di filato boucle non vado a fare un punto particolare, perché tanto non si noterebbe, quindi diciamo che lasciamo che sia il filato e quindi la sfumatura del filato a rendere particolare la creazione o il modo in cui si va a cucire. Io realizzerò il pannello dietro tutto sempre a ferri diritti e vi farò sapere quanto alto l'ho fatto. Nella parte avanti farò lo stesso numero di maglie, però a un certo punto verso l'alto, quando mi mancheranno tipo 5 cm, dividerò la parte per fare un piccolo scollo. Non so se farò uno scollo a V o uno scollo rotondo, deciderò sul da farsi. Comunque, come vi ho detto, una volta montate le nostre 50 maglie, andiamo a lavorare normalmente. Quindi andiamo a fare, come vi ho detto, tutte le maglie a diritto e lavoreremo tutti i ferri sempre in questa maniera, lavorando quindi tutte le maglie a diritto. Io ripeto, ho montato 50 maglie e lavorerò sempre a diritto tutte le maglie e tutti i ferri. Vi dirò alla fine, quindi, quando ho fatto la parte dietro, quanto mi è venuta larga e mi è venuta alta. E poi, per quanto riguarda la parte avanti, andrò a montare lo stesso numero di catenelle, però poi a un certo punto vi dirò naturalmente a quanti centimetri mi fermo, andrò a fare la divisione per poter creare il collo. Allora, ho terminato il mio primo rettangolo, quindi la parte dietro, e a me mi è venuta larga 41 cm circa, lunga circa 56 cm, e come larghezza e come lunghezza per me va benissimo. Adesso vado a fare la parte avanti, monterò sempre 50 catenelle, scusate, 50 maglie, lavorerò sempre ferri a diritto, però tipo arriverò qui, quindi mi misurerò e vi dirò a quanti centimetri mi sono fermata per dividere e fare lo scollo. Come vi ho detto, non so ancora se farò uno scollo a V o uno scollo tondo, penso più uno scollo a V. Comunque io adesso continuo a lavorare, poi vi farò sapere appunto quanti centimetri mi sono fermata per creare lo scollo a V. Devo ancora deciderlo se farlo semplice, nel senso se farlo poco pronunciato o se farlo molto pronunciato. Deciderò comunque lavorando come andare a fare poi lo scollo. Allora, sto facendo il secondo pezzo e mi sono fermata a circa 5 cm dall'arrivo. Adesso io farò il collo a V, quindi andrò a fare delle diminuzioni qui all'interno. Per fare ciò vi dico già che io lavorerò le prime 25 maglie e poi tornerò indietro. Quindi, vi ripeto, io adesso ho lavorato, mi mancano 5 cm per terminare il mio pezzo avanti, però adesso andremo a lavorare separatamente le due parti in modo tale da creare lo scollo a V negli ultimi giri. Allora, come quindi vi ho detto, adesso io lavorerò le prime 25 maglie, perché io ne ho 50, quindi la metà, lavorerò 25 maglie e poi vi farò vedere come continuare. La lavorazione è sempre la stessa, andiamo sempre a fare maglie tutte a diritto in questa maniera. Quindi le conterò fino ad arrivare a 25 maglie e poi vi farò vedere come proseguire. Allora, ho lavorato 25 maglie e adesso invece di andare a continuare la lavorazione mi giro con i ferri. In modo tale da tornare a lavorare le 25 maglie, e queste 25 maglie di qui che non ho lavorato le lascio in sospeso. Quindi torno a lavorare le mie prime 25 maglie, però vado a fare una diminuzione, le faccio in questa maniera: prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto. In questa maniera. E poi continuo a lavorare normalmente. In questo modo io mi troverò non più 25 maglie ma 24. Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del mio giro in questa maniera. Quindi io continuo a lavorare normalmente le mie maglie
e ho finito di lavorare anche il secondo giro, ossia quello dove ho fatto le diminuzioni alla fine, e ho lavorato normalmente fino alla fine del ferro. Quindi mi rigiro di nuovo con la lavorazione e vado di nuovo a lavorare le stesse maglie, e questa volta però le lavorerò partendo senza fare diminuzioni, perché io le diminuzioni le devo fare solo all'interno. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare ad avere 22 maglie, e le ultime due maglie le lavorerò insieme proprio per creare un'ulteriore diminuzione. Quindi adesso ne ho lavorate, scusate, mi sono persa, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ops, eccomi, e vedete, ho la 23esima, la 24 maglia, e le lavoro insieme. Quindi prendo il filo e le due maglie contemporaneamente e vado a fare un'altra maglia sola. E queste di nuovo non le lavoro, le tengo sempre sul ferro. Se non volete mettere sul ferro, potete usare delle lunghe bale, io le chiamo le bale della nonna, però non quelle piccole ma quelle lunghe, dove potete mettere le vostre maglie e lavorare se vi sentite più libere in questa maniera. Ma siccome io devo andare a fare pochi giri per arrivare poi all'altezza desiderata, e non mi sono passata queste maglie che non lavoro, ma le tengo ferme sul ferro, tanto non mi stanno dando alcun tipo di problema. Quindi ho terminato anche il terzo giro, mi giro con la lavorazione, devo andare a fare il quarto giro e di nuovo vado a fare le mie diminuzioni all'inizio. Quindi prendo le due maglie, le prime due maglie, e le lavoro insieme a diritto in questa maniera, e poi vado a lavorare le altre maglie normalmente. Naturalmente io adesso terminerò il quarto giro, inizierò il quinto giro e andrò a fare di nuovo una diminuzione. Vi dirò alla fine quante volte ho finito il giro, ho fatto i giri per arrivare poi ad avere i miei 5 centimetri. Vi ricordo solamente che in questo caso le diminuzioni vanno fatte all'inizio dei ferri pari e alla fine dei ferri dispari. Una volta fatto questo, andremo a fare poi la stessa cosa anche da quest'altro lato. Rifacciamo prima tutto un ferro senza fare alcun tipo di diminuzioni e poi andremo a fare diminuzioni, ricordandovelo sempre che le diminuzioni vanno fatte all'interno per creare il collo a V. Allora, io ho terminato con le diminuzioni, sono andata a diminuire fino al decimo giro, ritrovandomi con 15 maglie, e poi ho fatto altri, ho lavorato senza fare diminuzioni dall'undicesimo fino al dodicesimo, fino al tredicesimo giro, e ho usato il quattordicesimo giro per chiudere le maglie. Quindi in totale ho fatto 14 giri, il primo senza diminuzioni, dal 2 al 10 con le diminuzioni e gli ultimi senza diminuzioni. Adesso andrò a fare la stessa cosa qui. Ora, come vi ho detto, io qui avevamo fatto il primo giro senza alcun tipo di diminuzioni e le diminuzioni le abbiamo fatte all'interno. Quindi adesso mi sposto prima tutte le maglie su quest'altro ferro in modo tale da fare la stessa cosa, poter iniziare il primo giro e arrivare al centro, quindi al centro della maglia, senza fare diminuzioni nel primo ferro, e dal secondo ferro fare tutte le diminuzioni. Quindi vedete, mi sto passando in questa maniera molto semplice tutte le maglie in quest'altro ferro, e poi potrò iniziare a lavorare facendo il primo ferro senza alcun tipo di diminuzione e dal secondo iniziare a fare le nostre diminuzioni come abbiamo fatto prima. E fermandoci sempre, almeno io mi fermerò al quattordicesimo giro, voi naturalmente in base a quanto lo volete largo, lo scollo, se qua potete fare invece di arrivare con 15 maglie, volete arrivare con più maglie, decidete un po' voi. L'importante è che alla fine vi trovate con lo stesso tipo di diminuzioni da una parte all'altra. Fatto le diminuzioni, andremo a cucire le nostre maniche, le nostre spalle, e vi farò vedere anche poi come cucire lateralmente per creare il nostro smanicato.
Allora, io sono andata a cucire quindi poi i bordi, quindi qui alle spalle. Non so perché qui sembra che ho fatto delle diminuzioni, ma in realtà non è vero. Penso che sia stata la cucitura a far sembrare che ho fatto delle diminuzioni, ma io ho lavorato tutto dritto. E per andare a cucire io ho cucito dal basso verso l'alto per 33 centimetri. Vi ricordo che in totale a me sono 51 centimetri, anche se indossata mi sono accorta che arriva a 53 centimetri, quindi 33 centimetri di cucitura. E ho lasciato qui lo scalfo bello largo perché comunque è uno smanicato, quindi non ho bisogno di uno scalfo stretto. E come vedete questo è lo scollo a V che si è creato, veramente molto bello e molto semplice. Non farò alcun tipo di bordino, quindi il mio smanicato è terminato.